questa iniziativa ce la spiega. Durante il giro alle delegazioni anagrafiche, che nel comune di Milano sono 13, che ho fatto come primo segnale dopo l'insediamento, è usanza fare che l'assessore ai servizi civici faccia il giro per visitare tutte le anagrafi di Milano, ci siamo resi conto che nonostante ci fossero le informazioni su qualsiasi cosa, da come fare la raccolta differenziata, come procedere per il pagamento della Tari, mancava qualsiasi tipo di informazione su come chiedere aiuto se si è vittime di violenza o di stalking. E quindi oggi simbolicamente affiggiamo la prima locandina, il primo manifesto, che riporterà il numero 1522, che è appunto il numero gratuito nazionale, sempre attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per chiedere aiuto, e rispondono sempre delle operatrici formate che danno indicazioni alle donne su percorsi e come uscire anche da una situazione di pericolo momentanea. Ci sembrava un gesto molto importante perché molto spesso il problema della mancanza di informazioni è uno dei fattori principali per i quali poi le donne che si trovano effettivamente in delle situazioni in cui è veramente complicato uscire anche per la quantità di controllo e di possesso che viene esercitata dall'uomo, non sanno molto spesso dove reperirle. Noi ogni giorno nelle anagrafi qui entrano 2000 persone tra dipendenti e cittadini e cittadine. E ogni giorno immaginate in 13 delegazioni anagrafiche quante persone vedono questi luoghi e possono potenzialmente avere questa informazione, e quindi ci sembrava importante fare questa azione. Quali sono i numeri importanti da ricordare? Oggi, da gennaio a oggi, 109 donne sono state uccise, e non è un dato che purtroppo ci sorprende, è il dato che ogni anno noi vediamo, quindi ogni anno una donna ogni 3 giorni è vittima di femminicidio in media, e ogni donna una su 3 nel corso della propria vita subisce una violenza fisica o sessuale. Ma poi noi sappiamo che in realtà tutte noi nel corso della nostra vita subiamo una qualche forma di molestia, che magari non è solo fisica o non è solo sessuale, ma che è psicologica o che è verbale o che è molto più sottile. E quindi che la violenza sessuale e la violenza domestica sono sicuramente una punta dell'iceberg, ma il problema è molto più diffuso ed è molto più capillare, e quindi è importante che noi istituzioni siamo le prime a cercare di fare qualcosa che sia concreto e che abbia un'utilità informativa. Quindi non soltanto una commemorazione, non soltanto una giornata in cui parlarne, ma una giornata in cui prendere parte a un cambiamento positivo.